sono molto soddisfatto. Penso che tutto questo è nato in ricordo di due grandi castiglionesi, Visciani e Meoni. Da loro due è nato un evento sportivo che ha il patrocinio del Ministero dello Sport, del CONI, delle federazioni, e ha visto storie, racconti che veramente fanno bene anche al cuore. In un momento anche di difficoltà, quello che, a cui assistiamo nel mondo, i conflitti, ecco, io penso che il messaggio universale dello sport che si è elevato anche qui da Castiglione Fiorentino stasera è qualcosa che faccia bene a tutti. È sempre un piacere ricevere un premio, ringrazio tantissimo, anche se non l'ho fatto sul palco. Eravamo d'accordo. Sì, è vero, però lo devo ringraziare di cuore per l'invito, per il premio. In più queste storie, perché sinceramente devo essere onesto, non lo conoscevo, però ho sentito il sindaco quando stava parlando e stava ascoltando, mi sono messo gli occhi così perché parlava del gioco corto. Esatto. E il gioco corto è un qualcosa che io lo porto da finché ero bambino, perché in Brasile, voi lo sapete molto bene, il gioco corto è una cosa meravigliosa, l'ho portato fino ad oggi, devo avere questo equilibrio di questo gioco corto e gioco lungo, perché nel gioco moderno abbiamo bisogno tantissimo anche del gioco lungo, però mi è rimasto nel sangue questo gioco corto e ogni tanto cerco anche di esagerare, magari diciamo così, prendere dei rischi, ma perché penso che ci porta a un risultato migliore, anche se ogni tanto non abbiamo questa cultura di questo gioco corto, ma io, come mi piace, lo amo e so che ci può portare a vincere delle partite, continuo a provarlo sempre con i miei ragazzi. Ma sai, il periodo decisivo penso che è iniziato dal primo giorno, il gioco del calcio è così, vogliamo sempre vincere, siamo arrivati in un momento dove stiamo molto bene, quasi alla fine del campionato, ma onestamente manca tantissimo perché sono tantissime partite, tanti punti a giocare. La squadra sta bene, i giocatori stanno molto bene. Vedremo, affronteremo la prossima al massimo, come sempre. Salernitano, una squadra difficile in questo momento, cambio di allenatore, gioca la salvezza e lo so molto bene cosa significa, e affronteremo come sempre al massimo. Sicuramente fa molto piacere perché ricordo Alfredo Martini. Io come Alfredo Martini ho passato tutta la mia carriera, è stata una persona che mi ha insegnato tanto e che mi ha dato tanto, e che lui spero di aver dato tanto qualcosa anch'io. La civiltà italiana sta soffrendo un po' adesso, speriamo che sia un periodo così e che si possa ritrovare qualche campione più avanti. Ma insomma, penso che sia agli occhi di tutti che in questo momento, in questi ultimi 2-3 anni, diciamo da quando, diciamo così, Vincenzo Nibali ha attaccato la bici al chiodo, manca un po' quella figura di riferimento. Ok, abbiamo Ganna che è un grandissimo campione sia per il cronometro e soprattutto su pista, e su strada diciamo che ancora non si è espresso al massimo perché comunque tra cronometro e pista non ha avuto ancora l'opportunità, però ha fatto un secondo posto alla Milano Sanremo lo scorso anno, quest'anno è stato molto sfortunato. Diciamo che c'è anche Jonathan Mina che per le volate sicuramente per il futuro sarà un corridore che vincerà sicuramente tantissime corse, e qualche giovane interessante c'è all'orizzonte. Ovviamente sai, in Italia siamo abituati a volere tutto e subito, in questo momento bisogna avere un po' di pazienza. Spero che, insomma, questo è il mio terzo anno da commissario tecnico, sarebbe bello poter aprire un ciclo, e obiettivamente aprire un ciclo solamente di 3 anni è quasi impensabile. Insomma, sarebbe bello poter continuare e spero che l'Italia ritrovi la via del successo, soprattutto ad un campionato del mondo, anche quest'anno l'anno olimpico. Sarebbe veramente molto bello, nonostante tutte le difficoltà, poter riportare a casa una medaglia che, se non ricordo male, le Olimpiadi manca dal 2004, il mondiale dal 2008, quindi è ora. Speriamo che sia l'anno giusto, anche se obiettivamente è molto complicato.